Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video nostalgico. Andiamo un pochino indietro nel tempo perché ho pensato di farvi vedere i libri di fiabe o di storie comunque che io leggevo quando ero bambina. Quindi stiamo parlando del periodo che va dall'inizio dell'asilo alla fine delle scuole elementari. Ovviamente quando andavo all'asilo non li leggevo io, ma me li leggevano o i miei genitori o i miei nonni. Però, insomma, più o meno erano i libri che io avevo tra le mani quando ero piccola e sono libri che io ho conservato, quindi li ho in casa mia, ho voluto assolutamente portarli con me perché sono molto legata a questi libri, mi ricordano la mia infanzia, mi ricordano i miei nonni che non ci sono più, quindi sono libri che hanno un grande valore affettivo. Prima di iniziare a mostrarvi i libri, vi racconto anche una cosa. Di solito chi mi leggeva le fiabe erano mia mamma e mia nonna, però anche mio papà ogni tanto mi raccontava delle favole, solo che lui le storpiava un pochettino. Quindi diciamo che non mi raccontava proprio la favola classica, ma la rendeva un pochino più divertente. Quindi insomma cambiava degli elementi per renderli un pochino più comici e io mi ricordo che ridevo tantissimo, che mi piaceva tantissimo questa sua modalità di raccontare le fiabe. Insomma, questo ve lo volevo raccontare perché è un ricordo che ho e appunto lo condivido con voi. Ma mi fermo con le chiacchiere e vi faccio subito vedere i libri. Ho cercato di dare un ordine, diciamo, sensato a questo video, quindi partirò dai libri che avevo quando ero proprio più piccola fino ad arrivare ai libri che ho avuto, diciamo, in età un pochino più avanzata, tra virgolette, quindi quando comunque ero già alla fine delle scuole elementari. Alla fine invece vi farò vedere due libri ai quali io sono veramente molto affezionata, ma sono i più voluminosi e i più pesanti perché si parla di tre volumi in un caso, due volumi nell'altro, quindi quelli li ho tenuti alla fine. Il primo è questo. Si intitola Rime, vita e fantasia. Ha questo titolo un po' strano perché se voi fate caso ci sono dei fori nel libro. E praticamente era un libro gioco, diciamo, era un libro che abituava un pochino a sviluppare l'aspetto anche sensoriale, perché in questi fori si dovevano inserire le dita in modo da andare proprio a formare quella parte del corpo o comunque la parte dell'animale, come in questo caso che si tratta di un cane. Spero che vediate qualcosa perché c'è una luce, sì, forse qualcosa si vede. E quindi insomma andava proprio a completare la parte mancante. Rimanendo nella copertina del libro, qua ci sono praticamente due elefanti. Quindi andando ad inserire le dita si faceva la proboscide dei due elefanti. E questo era tutto così. Altri due libri che io ho adorato con tutta me stessa sono due, sono della stessa categoria, quindi ve li faccio vedere insieme. Sono questi. Uno si intitola Una stella per giocare. E l'altro si intitola I buchi nell'acqua. Io soprattutto questo, I buchi nell'acqua, l'ho veramente adorato. Quando andavo all'asilo io volevo sempre che mia nonna mi leggesse questo libro e addirittura lo avevo imparato a memoria. Quindi alla fine praticamente guardavo le figure, conoscevo la storia da sola, quindi era un po' come se me lo leggessi da sola in un certo senso. E io questo veramente lo adoravo. Qua ci sono dei fori praticamente nelle pagine, perché man mano che le pagine si aprono vanno a creare, diciamo, uno spazio, un buco appunto, in posizioni sempre diverse che ovviamente hanno a che fare con la storia che è scritta qua. E mi ricordo che questo veramente mi piaceva tantissimo. Dello stesso genere è questo, Una stella per giocare, perché anche qui c'è la stella che ha appunto il foro fatto in questo modo e ogni volta che si gira la pagina assume una posizione diversa, quindi un significato diverso. Qui ad esempio c'è la fata che ha la bacchetta magica, c'è la stella e il significato ovviamente è collegato alla scritta che c'è qui vicino. Mi ricordo che questi due proprio io li adoravo con tutta me stessa. Un altro libro che avevo sempre tra le mani e che quindi ho sfogliato tantissimo è questo, L'ABC si impara così. Questo è proprio un libro per bambini in età prescolare, perché ci sono proprio tutte le parole, c'erano le parole con le varie immagini. Qua praticamente sono rappresentati dei negozi, tipici negozi anni 80, tra l'altro volevo farvi notare, e praticamente ci sono tutte le parole. Qui ad esempio c'è una vetrina, qua abbiamo scritto datteri, spero che vediate qualcosa. E anche questo
mi piaceva veramente tantissimo. Qui ci ha rappresentato un hotel con le varie parole. Quindi, insomma, anche con questo libro io spesso, spesso ci giocavo, le leggevo, volevo imparare le parole. Quindi, insomma, anche questo me lo ricordo bene perché lo avevo sempre tra le mani. Un altro libro che ho amato tantissimo da piccola è questo, si intitola E venne l'autunno. Praticamente questa è la storia di un coniglio che appunto in periodo autunnale ha le sue avventure e i disegni mi piacevano tantissimo. Qua c'è un vecchio telefono che tra l'altro questo telefono è esattamente identico a quello che noi avevamo a casa quando ero piccola, perché il nostro telefono era così a disco ed era rosso, quindi era proprio questo. Quindi vi ho anche fatto vedere il telefono che avevo da piccola. E insomma c'è proprio tutta la storia e anche questo mi ricordo che me lo facevo leggere molto spesso da mia mamma, quindi anche questo è un libro che io ho collegato in qualche modo a mia mamma perché io ricordo che soprattutto lei me lo leggeva. Adesso voglio farvi vedere un libro che, se consideriamo l'epoca della quale stiamo parlando, era veramente super moderno, perché era un libro pop-up. Adesso sono abbastanza diffusi questi libri e ormai non è neanche una novità, però ai miei tempi non erano così tanto diffusi. La parola pop-up lo sto usando io adesso, ma in realtà non esisteva quella parola, non so come si chiamassero a quei tempi. Questo libro mi affascinava tantissimo perché a quei tempi non erano cose che si vedevano tutti i giorni, quindi il fatto di aprire le pagine e di vedere formarsi praticamente una parte tridimensionale del libro era una cosa che a me quando ero bambina mi affascinava tantissimo. Vi faccio vedere un esempio, tanto per farvi capire. Questa è una pagina normale, qui c'è la storia, quindi niente di particolare, ma nel momento in cui io tiravo giù la pagina, praticamente si andava a creare, la parte del salotto. Quindi vedete qua c'è il tavolo, spero che vediate qualcosa, c'erano addirittura le piante sopra il tavolo, fatto così. Qua c'era una persona seduta, però nel tempo abbiamo perso la testa. Vabbè, e quando poi io lo andavo a richiudere, praticamente sì, tornava tutto normale, diciamo. Questo era un libro però che io non riesco neanche a farlo stare nella telecamera perché era veramente grande, perché si andava poi ad aprire tutto e quindi quando il libro era aperto praticamente sì, c'era la casa formata, perché ad esempio qui prima vi ho fatto vedere il tavolo, qua c'era proprio tutta la cucina, vedete, si andava proprio a creare, a formare tutta la cucina. E io lo aprivo, lo mettevo per terra, aprivo tutte le pagine e si andava proprio a creare la casa. Infatti, il titolo del libro è proprio La casa, cioè La casa, un libro per giocare. Ed era veramente molto molto carino, questo mi piaceva tantissimo. Io mi ricordo che mi mettevo sul pavimento, lo aprivo tutto, prendevo i puffi e inventavo delle storie di questi puffi dentro questa casa, questo libro casa. Quindi insomma ci ho giocato veramente tantissimo. Adesso passiamo a quei libri che io leggevo per conto mio quando ero un pochino più grande, perché stiamo parlando comunque di libri che mi sono stati comprati, regalati quando ero alle elementari. Questo mi piaceva tantissimo e si intitola Betty e il Bosco Incantato ed è praticamente la storia di una ragazzina, di una bambina che per qualche motivo che adesso io non ricordo perché sono passati veramente tanti anni, si perde nel bosco e comincia ad avere ovviamente delle avventure, cerca di ritrovare la strada di casa, di salvarsi. E a me piacevano molto le immagini, mi piaceva veramente tanto come era disegnato questo libro. Mi affascinavano tantissimo le immagini. Spero che riusciate a vedere qualcosa perché io adesso non vedo cosa sto inquadrando. Comunque spero che abbiate visto. E quello che davvero mi piaceva tantissimo è che alla fine del libro c'era il classico gioco dell'oca. E io lo facevo spesso, era un gioco dell'oca ambientato ovviamente in questo bosco incantato, quindi andava a riprendere proprio la favola. E questo era un libro che in qualche modo un po' mi inquietava, perché il fatto che questa bambina si perdesse nel bosco mi faceva anche un po' paura in un certo senso, però allo stesso tempo mi affascinava tantissimo. Quindi alla fine volevo sempre leggerlo e volevo sempre fare poi il gioco che c'era alla fine del libro. Quindi insomma anche questo è un libro che io ricordo bene e che in qualche modo ha rappresentato comunque alcune emozioni particolari nella mia infanzia, perché erano emozioni un po' contrastanti, da una parte ne ero affascinata, dall'altra un po' spaventata.
Poi ho questo libro che è della Disney ed era una collana di libri che, se non ricordo male, davano in edicola, li vendevano in edicola. Questo in particolare è di Cenerentola, però io di questa collana, di questo genere, le avevo quasi tutte. Avevo Pinocchio, La Bella Addormentata nel Bosco, Biancaneve, insomma tutte le favole più classiche le avevo. L'unico libro che io di questa collana mi sono portata a casa mia è quello di Cenerentola, perché è sempre stata la mia fiaba preferita, l'ho sempre amata tantissimo e quindi questo ho voluto portarlo nella mia casa. Però tutti gli altri libri di questa collana qui sono rimasti a casa dei miei genitori, perché io ho la casa troppo piccola e qui non ci starebbe tutto, quindi li ho lasciati a loro. Però quello ho voluto comunque prenderlo con me. Un altro libro che mi piaceva tantissimo è questo, L'omino delle filastrocche. Questo mi piaceva tantissimo. È un libro dove ci sono solo filastrocche, ma anche delle immagini, delle figure che comunque mi piacevano moltissimo. E queste sono proprio tutte, tutte filastrocche. E spesso comunque io questo lo leggevo. Un altro libro al quale sono molto affezionata è questo, Le favole della Fontaine, questo qua. Questo è un libro che mi piaceva tantissimo. Erano tutte quelle fiabe, o meglio, quelle storielle molto brevi. Vi faccio vedere una parte interna, così c'erano questo tipo di figure. Sono tutte storielle molto brevi che hanno la cosiddetta morale. Noi sappiamo che tutte le fiabe hanno una morale, però diciamo che nelle fiabe più classiche la morale va un po' analizzata. Invece in queste fiabe qui la morale era proprio subito evidente, cioè diciamo che sono state proprio scritte per insegnare qualcosa di particolare che comunque risultava evidente subito dalla lettura della storia. Ad esempio qui c'è la classica storiella della volpe e l'uva, tanto per farvi un esempio. Io questo me lo facevo leggere quasi sempre da mia mamma, anche se in realtà quando avevo questo libro sapevo leggere da sola, però in qualche modo mi piaceva il fatto che lei mi leggesse qualcuna di queste favole e di solito queste le facevo leggere a lei, mentre altri tipi di favole magari me le facevo leggere da mia nonna. Quindi insomma facevo un po' di selezione anche su questo, sulle favole volevo che alcune me le leggesse mia nonna, alcune mia mamma, quindi insomma ero una bambina un po' complicata, diciamo. Poi un altro libro che mi hanno regalato quando ero più grande, perché forse ero già in quarta o quinta elementare, è questo, 365 storie, una per ogni giorno. Queste sono favole o storielle molto molto brevi. Vedete che su una pagina addirittura ce ne sta più di una, qua ce ne sono due, qua ce ne sono tre, e sono delle storielle brevi da leggere una al giorno per tutti i giorni dell'anno. Questo è un libro che a me piaceva tantissimo. Mi ricordo che me l'avevano regalato i miei genitori il giorno dell'Epifania, quindi è stato un regalo, diciamo, in più che è stato fatto appunto per la Befana e non per Natale. E mi ricordo che mi piaceva tantissimo perché il fatto che fossero brevi queste storielle già mi piaceva, perché io da piccola non amavo leggere libri perché erano troppo lunghi. E questo faceva proprio al caso mio, perché io quando ero piccola comunque volevo leggere sempre cose piuttosto brevi, quindi libri di fiabe o comunque storielle brevi, perché il classico libro, proprio il classico romanzo, anche magari per bambini, mi annoiava perché era troppo lungo e io mi stancavo a leggere. Quindi era una cosa che non facevo volentieri da piccola, poi la passione per la lettura mi è venuta dopo, nel tempo, però da piccola in realtà non lo facevo volentieri, leggevo solo cose molto brevi. E questo era un libro assolutamente adatto allo scopo, perché appunto erano storielle brevissime da leggere una al giorno e io tutti i giorni potevo leggere qualcosa di nuovo, quindi questo assolutamente mi piaceva. Poi mi sono tenuta per ultimi i due libri ai quali io sono più affezionata in assoluto, però sono anche quelli più voluminosi e più pesanti, perché stiamo parlando in un caso di 3 volumi e nell'altro caso di 2 volumi. Quindi insomma li ho tenuti per ultimo perché pesano. Sono 2 volumi, ve li faccio vedere tutti e due, eccoli qua, e sono quella raccolta famosa di fiabe che andava appunto di moda negli anni 80, i raccontastorie. Questi qua, e sono dei fascicoli, dentro a ogni fascicolo ci sono più fiabe, mi sembra ce ne siano 4 o 5, insomma comunque più fiabe, sono
sono fatti così, hanno la fiaba e le figure, ci sono sia fiabe famose che fiabe meno famose e anche cose storiche, ad esempio questa è Il filo di Arianna, quindi racconta in chiave semplice per bambini la storia appunto del famoso filo di Arianna. E quindi insomma questo mi piaceva tantissimo e allegato al fascicolo c'era l'audiocassetta, quindi praticamente io potevo seguire il fascicolo e ascoltare la cassetta, quindi come se qualcuno mi leggesse delle fiabe. E io questi li ascoltavo sempre quando stavo a casa da scuola perché magari avevo un pochino di influenza, un po' di mal di gola, insomma quei malanni, niente di che, ma quei malanni che comunque magari impediscono di andare a scuola e io mi mettevo lì con la mia cassetta e in quei momenti soprattutto mi ascoltavo queste fiabe. Per ultimo, il mio libro preferito. Su questo avevo fatto un video specifico, ve lo lascio nelle schede del video dedicato al tag 30 mesi di libri in cui io vi dico che il mio libro preferito è questo, eccolo qua. Sono tre volumi ed è un libro di fiabe. Questo me lo aveva regalato mia nonna quando io sono nata, quindi è stato proprio il regalo di nascita. Questo è uno dei tre volumi e sono tutte fiabe famose o meno famose, comunque tutte fiabe classiche. Ha delle bellissime figure questo libro ed è un libro che veramente io amo, ho amato quando ero piccola e amo tuttora, intanto perché mi ricorda mia nonna che non c'è più e quindi questo è un ricordo veramente per me importantissimo ed è uno di quei libri che finché io avrò vita verrà con me ovunque io andrò. Quindi è un libro assolutamente al quale tengo tantissimo, anzi sono tre libri perché in realtà è un libro in tre volumi, è una specie di enciclopedia di fiabe praticamente perché è un bel tomone se lo vedete. Però insomma sono veramente legatissima a questo libro. Non vi dico tantissimo di più perché ho fatto proprio un video specifico su questo libro, quindi io ve lo lascio linkato e se siete curiosi e volete vederlo lo trovate nelle schede. Ragazzi, mi fermo perché questo video credo sia durato tantissimo, non so neanche se c'è ancora qualcuno che è rimasto fino alla fine, ma io in qualche modo spero di sì, perché sono quei libri che fanno proprio fare un tuffo nel passato. Quindi chi è della mia generazione magari qualcuno lo ricorda, qualcuno addirittura magari lo aveva, e chi non è della mia generazione ha scoperto qualcosa di nuovo e ha visto quali erano i libri di fiabe degli anni 80. Io mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.